Cari amici di Opera Classica, cari amici argentini di Eco Italiano, benvenuti ad una nuova puntata di Opera e Caffè, dove vi leggo una trama di un'opera, di un balletto o di una composizione classica. Andiamo a vedere qual è la trama da leggere. Davanti, ovviamente, a un buon caffè. Questo è un caffè ginseng coreano. Fa un profumo fantastico. Vediamo la trama, la trama, la trama. Turco in Italia. Allora, il Turco in Italia è un'opera di Rossini in due atti. Ecco la trama. Sorseggio un po' di caffè. Nei pressi di Napoli, il poeta Prosdocimo, alla ricerca di un buon soggetto, incontra un gruppo di zingari. Fra questi, Zaida legge la mano a Don Geronio, che vuole sapere quando sua moglie, Donna Fiorilla, smetterà di fare capricci e metterà finalmente la testa a posto. Quando Geronio si allontana, Zaida racconta la sua storia al poeta. È stata costretta a fuggire dalla sua patria e dall'amato principe Selim a causa delle maledicenze delle sue compagne. Prosdocimo la informa che è in arrivo un principe turco che potrebbe aiutarla. Nel frattempo, Donna Fiorilla, uscita per fare una passeggiata, vede scendere da una nave Selim. Tra i due nasce subito una forte attrazione e simpatia. Selim corteggia Fiorilla e lei accetta volentieri le sue attenzioni, tanto che lo invita a casa a prendere un caffè. E adesso anche io mi prendo un caffè. Geronio, informato di questo nuovo capriccio della moglie, si indigna e decide di intervenire. Arriva a casa e trova la moglie che civetta con il principe, ma non ha il coraggio di affrontare la situazione. Anzi, Fiorilla lo obbliga a baciare la veste di Selim in segno di rispetto e d'omaggio. Prosdocimo osserva la scena divertito e soddisfatto perché finalmente ha trovato un buono spunto per scrivere il suo dramma buffo. Selim si congeda, ma appena giunto per strada incontra Zaida. I due si riconoscono e abbracciano, ma sopraggiunge Fiorilla, furente per la gelosia, e si scaglia contro la povera zingara. Atto secondo. Selim, ormai invaghito, propone a Geronio di vendergli Fiorilla, così come si usa in Turchia. Ma Geronio reagisce indignato e tra i due scoppia una lite che viene interrotta dall'intervento di Zaida e Fiorilla, che separano i due contendenti. Intanto Prosdocimo è venuto a sapere che Selim, non potendola comprare, ha deciso di rapire Fiorilla durante una festa mascherata. Informa Zaida delle intenzioni di Selim e le suggerisce di travestirsi da Fiorilla per farsi rapire al suo posto e coronare il suo sogno d'amore. Ma per far meglio e riuscire nella sua idea, consiglia anche a Geronio di mascherarsi, di controllare attentamente la moglie durante la festa mascherata. Durante la festa si susseguono una serie di equivoci, ma alla fine Zaida si riconcilia con Selim. A Fiorilla non resta che accettare la situazione, ma deve fare i conti con Don Geronio, che ha deciso di chiedere il divorzio. Solo di fronte alla reazione del marito, Fiorilla capisce il suo errore e si pente del suo comportamento. La storia si conclude con Geronio e Fiorilla riappacificati, che salutano Selim e Zaida, che tornano insieme in Turchia.
io finisco questo buonissimo caffè ginseng. Grazie per aver seguito questa puntata di Opera e Caffè, sezione di Serena conduce Opera Classica, dove vi ho letto la trama del Turco in Italia. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona salute a tutti, buona musica e ovviamente buon caffè a tutti da Opera e Caffè, sezione di Serena conduce Opera Classica. Ci vediamo nella prossima puntata di Opera e Caffè. Ciao a tutti!